Franco Novaresi, da sei generazioni esercenti dello spettacolo viaggiante. Non Sì. volete essere chiamati giostrai, giustamente. Assolutamente. Dunque, noi ti ringraziamo, ti diamo il benvenuto nel mondo nostro dello spettacolo viaggiante, nel Luna Park di Como, città che veniamo qui dalla notte dei tempi. Siamo sempre stati ospitati con grande piacere dall'amministrazione, in cui anche accenniamo a ringraziare che ci dà questo aiuto. Purtroppo la piazza per noi è un po' stretta, avremo ora di cambiare piazza, ma non c'è alternative da come si. Voi siete delle famiglie italiane che venite da anni, di generazioni di queste attività, e è un mondo da cui non ci si può allontanare, mi diceva Franco. Dipende, è un po' come il Mal d'Africa, chi viene dentro poi è duro uscirne, anche se tante volte dici sono stanco, sono stufo, ma poi prosegui fino alla fine. Noi abbiamo diverse cose, se vuoi io te le posso spiegare così. E per esempio ti dico che noi abbiamo una casa di riposo a Scandicci, vicino a Firenze, per i nostri anziani, noi del circo equestre, però raramente noi mettiamo i nostri genitori nella casa, perché sono talmente abituati a girare che trovarsi dentro una casa va in difficoltà, morirebbero prima praticamente. Quindi noi ce le portiamo dietro fin quando poi purtroppo è la legge della vita del tempo spariscono. Come nello stesso identico modo come per gli anziani, i bambini vengono Rivolgi a loro. con i loro Io genitori in ormai giro sono per fuori porta. l'Italia. Una scuola, città per città, li scriviamo e frequentano, come abbiamo fatto anche noi e come lui, una Scuole decina di girando. scuole all'anno circa, 8, 10, poi dipende quanti spostamenti si fanno con Luna Park, Quindi loro stanno una quindicina di giorni in base a quanto vi così. In base a fermate quanto ci fermiamo, nelle tipo qua un varie città. mese, altre città, una quindicina di giorni, È così. un valore aggiunto per questi bambini, una problematica perché magari si ritrovano indietro in alcune materie o viceversa avvantaggiati, sì. Non è tanto facile, Non è poi facile. c'è il bambino quello che riesce a C'è prendere rovescio di meglio, che medaglia, se sì. la cava, c'è quello che fa più fatica. Insomma, diciamo che sono sempre ospitati bene alle scuole, comunque non è facile, però l'abbiamo fatto tutti e Fanno anche loro. È una vita, non è proprio un lavoro, è una vita la nostra. Cioè, per loro è normale così, cioè per loro e quando era per noi, però realmente sarebbe da fare una scuola sola. La maggior parte quando finisce la scuola dell'obbligo poi cominciano a fare il nostro aiutano, lavoro, ci sì. aiutano. Fino alla terza media si può farlo girando, perché dove vai ti fermi. Io Dove sei? ricordo che c'era mio figlio, andava qui al Bate, su alle medie fino a qui. Se poi vuoi andare al liceo diventa la cosa un po' più complicata, perché poi spostandosi o ti fermi in un Devi collegio fermare per è continuare, certo. normale, quindi raramente, però c'è tutta esperienza di vita che qua non Diciamo che serve. la maggior parte dopo Sì, terza fa il media. nostro lavoro, cioè finita la terza media comincia un po' ad aiutare anche per poi un domani che abbia della pratica, non tanto per Certo. l'aiuto nel Noi, lavoro. i nostri ragazzi cominciano presto, finito le scuole c'è subito il lavoro. Abbiamo Meglio che tante, aiutano. abbiamo diverse cose di bello. Una è quella della scuola, che io mi ricordo anche quando ero io, che c'è le due versioni, che dove arrivavo, che ero avanti, allora mi trovavo benissimo. Sulla mattina. No. Ecco, queste sono le nostre ragazze che arrivano. Che Sono dove mi trovavo avanti era facile, mi sentivo. C'era in quel paese o quella città che arrivavo, che magari era avanti più la scuola di la mia classe, lo sta molto anche l'insegnante cercarti di tirarti a pari. Comunque è un mondo che riesci a superare benissimo, non è che abbiamo difficoltà. Stiamo parlando dei lati positivi di questo lavoro, che sicuramente ha un'attrattività, un magnetismo da cui è difficile sfuggire. Ci saranno delle problematiche, E ovviamente. non poche. Quando facciamo tutti gli spostamenti, le aree che ci danno, che non sono sempre attrezzate, cioè, poi diventano piccole. Ci allarghiamo sempre di Ci più. allarghiamo sempre di più e diventano piccole, è un problema avere altre aree. Poi ce le danno sempre decentrate da quello che è la città, cioè Come molto. a Como, Sì, esattamente. qua ancora di lusso. Anche perché creare un Luna Park è sempre più bello tutti gli anni, se fosse un pochino di spazio in più ci sarebbero anche molte novità che potrebbero venire anche a Como.
giri, ma è sempre, diciamo, anno per anno sempre uguale. C'è possibilità di... Le problematiche adesso sono tante, perché come ti dicevo è un quartiere che si insedia nella città con le sue problematiche, i problemi li risolviamo al momento. Alcuni bisogna, con l'aiuto dell'amministrazione, ovviamente, come solamente il ritiro dell'immondizia, la fognatura, l'acqua, queste cose qui che paghiamo tutto. Anche perché da un giorno all'altro arriva in città un vero e proprio quartiere, qua se non sbaglio siete quasi in 300 tra... Ah, sì, sono circa quante famiglie? 70. 70. Devo dire che in un attimo noi risolviamo i problemi, guarda come siamo qui, se te vedi giù, tu non vedi un pezzo di carta dentro queste canone, quindi... E dobbiamo dare un plauso, non perché qui, ma le nostre signore, stiamo a scopare, come si dice, e lavorare molto, lavoro, perché vedi, lavoro qua, adesso ho finito qua, se non dar giù a curare la giostra, poi la mattina devono i bambini portare a scuola, no, hanno tanto da fare, delle volte noi brontoliamo, forse siamo esagerati, bisognerebbe darci un plauso veramente, soprattutto quando dobbiamo smontare e sparire da qui, andiamo in un'altra città, sì, vedi questa carona, è bella, ma non è che viaggia all'aria così, questa si stringe, si deve stringere, quindi le nostre signore hanno da fare sul quadretto, la televisione, forse San Martino, via. E insomma comporta un lavoro, però anche loro è difficile tirare via da qua. E mi parlava anche di un lato piuttosto singolare, il fatto che è difficile che tra di voi ci siano divorzi, cioè le coppie sono davvero molto solide, sono, diciamo, senza fare un luogo comune. Insomma, come tutte, siamo gente normale. Un pochino meno rispetto, diciamo, meno, è che... però problemi ce ne sono anche qui. Più difficile, sei sempre a contatto, ti conosci già prima, insomma, alla fine ci sposiamo un po' tra di noi, 90% diciamo così, che abbiamo un gran vantaggio, questo sì, che litighiamo tutti i giorni però, perché siamo sempre a contatto, e anche per questo, perché non ci può sfuggire la pace. Franco, mi parlava del sindacato anche, il vostro sindacato degli esercenti, sì, spettacoli viaggianti. Dello spettacolo viaggiante, anche per qui, tutte le città dove andiamo, prima di arrivare c'è delle grosse problematiche da smaltire, quindi ci si trova con l'amministrazione almeno un mese e mezzo prima, si deve trovare tutte le attrazioni, che grosso modo sono sempre quelle, e c'è un regolamento comunale che comporta che posto di lavoro è sacro come dappertutto, però bisogna vedere il posto, quello che si può fare, insomma, io ne faccio parte come anche loro, io ormai sono sulla fase discendente e loro stanno salendo praticamente gli anni. Ma siamo tutti sulla stessa parte? Siamo un po' tutti sulla stessa parte. Per esempio qui abbiamo due commissioni, una la chiamiamo la paritetica, quella che si svolge un mese e mezzo prima, due mesi prima di svolgere l'attività del Pasqua. E c'è un chiamato proprio dell'associazione. Poi abbiamo una commissione tecnica, che è DEP di parco, votata dai partecipanti, perché ogni anno facciamo rimandare via un'assemblea del parco dove votiamo 3, 4, 5 persone per svolgere i lavori. Lavori che vuol dire luminaria, manifesti, tutto quello che comporta formare un parco divertimento. Una sorta di rappresentanti che parlano, esatto, poi... del parco. Anche perché spieghiamo anche questa cosa, voi non vi muovete queste 70 famiglie sempre allo stesso modo in giro per il nord Italia? Trovati, insomma, voi. Tutti gli anni ci troviamo qua, poi adesso abbiamo finito qua, alcuni vanno a Bergamo, alcuni vanno a Voghera, alcuni vanno a Tortora, poi magari ci rincontriamo, ognuno al proprio giro. Di più avanti. E diciamo, quello che chiamiamo giro, il giro di piazza praticamente è sempre quello. Ormai è consolidato. Il carnevale si va in una, tipo a Pasqua veniamo sempre in Congo, dopo dipende un po' anche da Pasqua come, sì, come si anche sposta. Perché è una, diciamo, una cosa ereditata. Dai, sì, genitori. Sarebbe bello andare dove si vuole, sarebbe bellissimo, però non si può, anche perché le attrazioni, ogni Luna Bar ha un tot di attrazioni, ad esempio lui ha un treno fantasma, cioè dove vado io ce n'è un altro di treno fantasma. Abbiamo queste cose qui che ognuno in giro ha tramandato da anni. Per esempio, una volta, io ho una certa età, no? E posso dirlo, c'era più la famiglia patriarcale, cioè il papà, la mamma e i figli che stavano lì finché che proprio il papà e la mamma lasciava, il figlio proseguiva. Adesso poi cambiati i tempi, la gioventù di oggi, che è più
giusto forse che sia così, 20 anni, 21, 22 si sposano, fanno la sua famigliola, entrano con le sue giostre, poi pian pianino cominciano magari con la giostrina più piccola, poi man mano si allargano e ecco che noi ci stiamo aumentando. E il problema dei spazi. Infatti, in tutta Italia saremo circa 40.000 ditte più o meno che svolgono questo lavoro. Una volta era diverso, ti ripeto, io sono nato a Capo, provincia di Caserta. Mia sorella è nata a Milano, via Legnano, e l'altra mia sorella che ha 4 anni meno di me è nata a Macerata. Quindi, vuol dire che giravano. Giravano. Adesso non è più, diciamo, quelle tue piazze che hai, quel tuo giro, come diceva il collega, tutti gli anni cerchi di ripeterlo, magari cambiando una piazza o due, se si riesce. Perché tutte le piazze ormai sono sature, per quello che ti ho detto. I ragazzi si sposano, aumentano, vanno lì, e la piazza è quella che è, non è che si allarga a fisarmonica. E si lavora 365 giorni all'anno, giusto? Sì. Festività comprese, anzi. Di più. Ah, ci sono dei periodi che appunto alcune ditte non hanno appunto la piazza, allora si fermano. Di solito è l'inverno che, perché ultimamente d'inverno ci sono solo in Italia 3-4 piazze. Sì, anche meno. Sono poche piazze invernali perché qui in Alta Italia, della parte dell'ovest, abbiamo la Liguria, quindi ecco che d'inverno ci troviamo un po' tutti di là, Genova, Savona, Imperia, tutta la Riviera è piena di giostre di noi. E dalle altre parti sono verso Venezia, insomma ognuno poi si cerca di portare dove c'è un clima più temperato. Voi prettamente però vi muovete nel nord Italia, se non ho capito male. Sì, ormai sì. Come diceva Franco, eravamo in meno e adesso aumentando anche c'era anche meno dire, specie, è saturo anche di là come... Ma c'è lo stesso tipo di mercato nel sud Italia come di attrazioni? Sì. Sono colleghi, sono anche parenti, però loro stanno di là meno di qui. Anche perché anche loro è la stessa cosa, vengono fino di qua per... uguale. Non vale la pena. Una cosa molto importante che ci tengo a dire, non perché i nostri ragazzi siano i migliori degli altri, forse perché stando un mese così poi cambiando posto non riescono ad andare magari in cattive compagnie, in mezzo a noi non esiste quasi la droga, perché i nostri figli sono sempre sotto pressione, sotto lì se ce n'è uno che sgarra si capisce subito e viene scartato, ma ringraziando il cielo rarissimo che c'è la droga in mezzo a noi, non perché, ti ripeto, non perché sono i più belli o più bravi, perché forse non hanno tempo di stare dentro l'ingranaggio. Chi ha fortuna di avere anche una casa di sua proprietà, o se no si appoggiano parenti o cugini. E ce l'hai chi... Però lei mi diceva... Che... a casa a Trento e... vicino a Trento. Vicino a Pinzolo. E lei vicino a... comodo per andare a prendere la posta. In provincia di Pavia. In provincia di Pavia. All'Omello. Quanti abitanti, Franco? Massimo 2500 compreso le galline. Sì. E lì, se non sbaglio, non ci sta molto volentieri, lontano dal mondo delle luci del Luna Park. Ma dice, io sto, quando mi sposo per la festa di Lomelo ci vado e sto nel mio caravan, non vado neanche in casa. Perché a me mi piace stare queste vostre domande. Io non riuscirei a uscire da questo mondo qua. Perché qui sono sempre in mezzo, diciamo, alla confusione, no? Sempre. Io quando vado a Lomello, che faccio la festa, i primi 3 giorni che siamo dietro a installare le giostre, è un paesetto, no? Non si sa dove andare, eh? Non vedo l'ora che arriva la festa per...